Dal 2000 ad oggi sono circa 16 bambini nati a Raffadali, lì residenti, figli di cittadini stranieri, ai quali l'amministrazione comunale conferirà nel corso di una cerimonia pubblica un attestato di cittadinanza simbolica per dare loro la possibilità di sentirsi a casa anche dal punto di vista della cittadinanza. L'eco delle parole pronunciate dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in visita ufficiale nei giorni scorsi a Bologna, è giunto anche in provincia di Agrigento. Negare la cittadinanza ai bambini nati in Italia ed emigrati stranieri è un'autentica follia, un'assurdità. Parole quelle pronunciate da Napolitano, riprese idealmente dall'amministrazione comunale di Raffadali, prima nella provincia di Agrigento, che ha definito nero su bianco l'iter per il conferimento di un attestato di cittadinanza simbolica ai minori residenti nel comune nati da genitori stranieri. Un passo giusto, doveroso e opportuno, secondo il sindaco Giacomo Di Benedetto, che rappresenta un importante passo in avanti verso l'accoglimento reale dei principi dello Ius Soli, ovvero il riconoscimento della cittadinanza sulla base del luogo di nascita. Si tratta di bambini, aggiunge Di Benedetto, che vivono, crescono e vanno a scuola nel nostro paese, che per cultura e formazione si sentono italiani e che rischiano di crescere con un senso di estraniazione dal contesto che avvertono ormai essere il loro. Sentirsi cittadini, del resto, significa sentirsi parte di qualcosa che va oltre il singolo, significa partecipare attivamente alla vita del proprio paese. E proprio in questo senso la cittadinanza non porta all'uniformità o all'abolizione della ricchezza culturale, ma aiuta l'integrazione mettendo le persone sullo stesso piano, stessi diritti, stessi doveri. Da qui la nostra presa di posizione, afferma ancora il primo cittadino, affinché il Parlamento nazionale possa procedere in questa direzione. A conferma di ciò, aggiunge, abbiamo istituito presso gli uffici dell'anagrafe del Comune un registro dei nati nel paese, figli di cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia, e ci faremo carico di inviare copia della delibera approvata dalla Giunta con l'ok del Consiglio Comunale, sia al Capo dello Stato che ai rispettivi presidenti di Camera e Senato e capigruppo parlamentari, all'ANCI, oltre che alla Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana. Dopodiché si inizia la rassegna vera e propria, non prima di aver ricordato Nino Aurelio Coffaro, che è stato promotore